Allora, a rappresentare l'area, il professor Bandini Butti, quindi parlerà del contenuto del corso in attesa di valutazione comparativa. Vediamo. Il titolo è Io e gli altri, conoscere se stessi per relazionarsi con successo. Esatto, Simone Bandini Butti, sono uno dei candidati per questo corso, quindi speriamo che a giorni saprà se sarò io oppure no. Perché vengo qua? Perché sono un passeggiatore. Chi mi conosce, non so se qualcuno di voi ha già fatto le lezioni, no, sono insegno personalmente da un po' di anni qua al Politecnico e quindi sono uno che passeggia e interviene molto con le persone. Perché? Perché questo corso è un corso che diciamo un po' diverso da altri corsi. Noi qui lavoriamo molto sul cosiddetto empowerment, quindi sul potenziamento delle capacità delle persone. Quindi non sarà un corso molto nozionistico, la parte teorica sarà molto breve, sì, parleremo di Jacobson, Vasclavic, Thomas Gordon e compagnia cantante, ma la parte più grossa sarà quella di sperimentazione, cioè parte di simulazione dove farete simulazioni di presentazione di progetto, simulazioni di colloquio di assunzione, vi farò scrivere il curriculum, cioè quello che noi quelli che abbiamo presentato questo corso, la nostra idea è quella di fornirvi strumenti per migliorare la vostra crescita sia in ambito universitario ma soprattutto in ambito lavorativo. Perché dico questo, è un corso che si orienta molto al dopo, cioè un corso di, adesso questi sono alcuni argomenti trattati, per esempio comunicare in maniera efficace non serve solamente in ambito universitario ovviamente, ma vi servirà molto anche in ambito lavorativo, perché poi voi passerete la vostra vita a presentare progetti, perché questo è il vostro destino, che siate poi dipendenti all'interno di un'azienda, un'agenzia o quant'altro, sarete sempre chiamati a presentare al cliente o al vostro capo quello che andrete a fare. Imparare cosa dire e cosa non dire, quindi le cose da non fare, come affrontare il pubblico, parleremo anche di gestione dell'ansia. La prossemica, questo è un tema che sicuramente, sì, sull'ansia vedo che molto di solito è un tema che interessa parecchio. Sulla prossemica faccio una brevissimo appunto, è un tema che sicuramente interessa molto più chi fa industrial e interior design, probabilmente per moda e comunicazione interesserà un pochino meno, ma è un tema secondo me molto interessante perché non è particolarmente sviluppato ed affrontato. Poi entriamo in un'altra area, che è quella della diversità, cioè all'interno di questo corso faremo dei test di profilazione di carattere, perché dovete capire come siete voi per capire come relazionarsi con gli altri. Quindi sarà un passaggio, a mio giudizio, molto importante. Tra l'altro l'università italiana non è particolarmente sfruttato. Ma dato che, come dicevo prima, andrete nel mondo del lavoro e lavorerete in team, sarà fondamentale capire quali sono i tuoi punti di forza e i tuoi punti di debolezza, che ne hai qualcuno, per capire come relazionarti con lui, il tuo collega con il quale stai lavorando da 6 mesi, non hai ancora capito che cavolo vuole. Vuole, nel senso, ti pone una domanda e non comprendi fino in fondo quale sia i suoi veri obiettivi. Dunque, conosce meglio se stessi e chi ci sta intorno. Io senza radiocomando qui mi trovo un po' spesato, devo andare avanti e indietro. Le nostre dinamiche interiori, quindi ripeto, un test di autovalutazione, ragionare sui nostri punti di forza e di debolezza. Dopodiché, ultima parte, ci sarà anche una parte legata, come dicevo prima, alla strada verso il lavoro, quindi come si fa una lettera di presentazione, come si fa un curriculum, come si sostiene un colloquio di assunzione, quali sono le domande tipiche che arrivano, eccetera, eccetera. In modo che quando uscite qui sarete pronti per affrontare il tutto. Controllo l'ansia, avevo già accennato prima. Quali sono gli obiettivi che siamo posti all'interno di questo corso? Cioè che cosa uscirete italiano? No, cambiamo. Quali plus vi porterete a casa? Che cosa otterrete da questo corso? Sicuramente un conoscersi meglio, perché ripeto, il punto di partenza è come siete voi per potersi relazionare con gli altri e correlazionalmente non anche comunicare. Aumentare la consapevolezza del proprio stile comunicativo, ripeto, capire quali sono i punti di forza e i punti di debolezza e quindi esaltare quelli di forza e lavorare su quelli di debolezza durante tutto il periodo della vostra vita. Acquisire strumenti per la comunicazione efficace, affrontare il pubblico senza paura, strutturare una presentazione, parleremo anche di come si strutturano le presentazioni. Un public speaking ha una progettazione tale quale un progetto di un oggetto, è uguale, va pensato in un certo modo, non ci deve essere una scaletta logica, deve essere logica per voi ma anche per il vostro interlocutore, anzi soprattutto per il vostro interlocutore, quindi una sequenza di informazioni che sia logica con il progetto. Prepararsi al colloquio di lavoro,
Ecco, sulla parte di sperimentazione, questo corso prevede parecchi momenti di simulazione di varia natura, dicevo. Questo dipende ovviamente dal numero di iscritti. Se saremo 20-30 faremo molte simulazioni anche individuali, se arriviamo a 150-200 saranno più simulazioni di gruppo, quindi i lavori saranno un po' meno individuali, un pochino più di gruppo. Credo di non dover aggiungere molto altro, sono stato brevissimo. Modalità di valutazione vi interessa? Sì? Cioè, mi sta dicendo che non fate il corso perché è interessante ma per il voto? No. Ecco, prima di parlare, beh, c'è già scritto. Una cosa importante, a questo corso la partecipazione attiva è d'obbligo, nel senso, io sono anni che tengo questi corsi all'università con sotto diversi titoli, prima dei seminari professionalizzanti, eccetera. Se state in fondo all'aula da 200 persone, tenete il computer aperto, non vi serve a nulla, perché non è nozionismo, non è che se leggete un libro comprendete cosa stiamo dicendo, bisogna mettersi in gioco. Vi chiederò di lanciarvi, di sperimentarvi, di sbagliare, tanto il voto non c'entra se fate una brutta presentazione, è il gap dal punto di partenza al punto di fine corso che sarà valutato. Quindi sarà importante mettersi in gioco, perché ripeto, è un corso di empowerment, quindi è tutto basato sulla vostra partecipazione il più attiva possibile. Domande? Letti del corso? È tutto così chiaro? Do informazioni che forse può essere utile. Abbiamo previsto per quest'area e per la successiva precedente in quest'area un massimo di 100 iscritti. E per l'area invece strumentale un po' meno. Naturalmente poi noi cercheremo di, come dire, venire incontro ai vostri desideri, alle vostre preferenze, però è chiaro che non possiamo avere delle aule con 400 studenti. E quindi vedremo. Quindi praticamente dovreste avere un centinaio, 120 massimo. In passato siamo arrivati a 200. Lo so. Bene, nessuna domanda? Bene, se fossi io, una parola su di me, così lo sanno, se fossi io il docente, mi chiamo Simone Badaributti, mi occupo di formazione aziendale e universitaria ormai da diversi anni, credo aver superato una quindicina, lavoro per molti multinazionali, quindi faccio formazione a livello manageriale, quindi Hewlett Packard, Barcellini, Vodafone, Telecom, non bisogna dirlo, però loro se non si arrabbiano, anche Samsung non bisogna dirlo ad HP se non si arrabbiano. E insegno in diverse università, quindi una quindicina, ripeto, ventina di anni di esperienza nel settore, insegno con il Politecnico anche qui da bella dozzina d'anni su queste tematiche. Vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo. Ciao. Grazie, signori.